Eccoci, Scilla, eccoci! Ci sei, Fosca? Prego. Eccoci, Scilletta, stiamo arrivando. Guarda che ti ho portato. Fosca era l'unica degna di prendere il tuo posto. Io credo di aver agito correttamente, facendo passare 5 anni dal tuo decesso. Guarda che bei fiori ti ha portato Fosca. E il suo buchetto di nozze. È stata una sua idea, non mia. No, non è vero. Sì, una sua idea è stata. Perché non vai a prendere dell'acqua in quei vasetti e me li riempi possibilmente non fino all'orlo? Lasciami la borsa, vai. Vai, la fontanella è lì. Io parlo un attimo con Scilla. È l'unica che ho trovato in questi 5 anni. Purtroppo, ahimè, l'estrazione è molto, molto bassa, è robetta. Però io cercherò proprio di elevarla per poterla portare ai 2 livelli. Ce la metterò tutta, anche se il compito sarà molto, molto arduo. L'eterno riposo, don Alleo, Signore, risplende ad essa la luce perpetua, riposo in pace, amen. L'eterno riposo, don Alleo, Signore, risplende ad essa la luce perpetua, riposo. Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica. Ci risiamo, eh? Ho capito. Senta, lei mi ha fatto il Semacorte 300? Non me lo sopporta, eh? Allora, sostituiamolo con socortene fiale da 3 mg per 5 giorni, uno la mattina. E lo corroboriamo con Clarizid Forte, che è un complesso vitaminico. Si faccia risentire. Ad essa la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Come la capisco. Tutte le volte che vengo, per me è sempre uno strazio. Capisco. No, lei non può capire. Scilla? Su, Scilla? Oh, sì. Fosca? Amore? Scusa il lapsus. Hai riempito i contenitori. Coraggio. Puoi accelerare l'operazione? Scusami. Si vede che a forza di lucidare questa lapide, Scilla Cotti Borroni, mi è rimasto in mente qualcosa. Grazie. Il livello dell'acqua è eccellente. I fiori a posto. Senti, tu da oggi questa chiaramente la devi un po' considerare anche un po' come casa tua. Quindi per quando arriverà quel momento io vorrei disporre in maniera diversa un po' le collocazioni delle tombe. Allora, io Scilla Cotti Borroni la lascerei qui dov'è, non la disturberei affatto. Per noi, per quando non ci saremo più, allora noi potremo o andare al posto di Zelia Cotti Borroni, che io manderei insieme con le sue ossa da Luca Dario Cotti Borroni, altrimenti tu da sola te ne vai sotto Galeazzo Cotti Borroni e andare al posto di Ugolino Cotti Borroni, che lo manderei là. Decidi, o io e te insieme al posto di Zelio, o tu da sola sotto Galeazzo. C'è un'ampia scelta. Sotto Galeazzo? Da sola, perfetto, ottima scelta. Vogliamo andare che mancano 36, 37 minuti al nostro treno? Eh? Saluta Scilla. Andiamo. Scusa, ma era corretto che io te la presentassi. Certo.